first isn't always the best. Sometimes your turns makes me dizzy, but with you I don't need the contest. Like nobody is judging while we're dancing. We're dancing till we get lost. We're dancing till we get lost. We're dancing till we get lost. Salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati finalmente nella 100 Baby Challenge. Vi ho fatto aspettare un po' per la 100 Baby Challenge, ma come avete visto dal video, ho giocato e ho portato avanti la challenge perché volevo che Giorgia diventasse anziana e che passasse la palla alla nuova matriarca, cioè all'ultima figlia femmina, che in questo caso è, come avete visto, Jenny. Eccola qua, la vedete già da qui in anteprima che è bellissima, ma entreremo nel dettaglio, ve la farò vedere nel CES. Adesso Giorgia ovviamente non è più la matriarca perché è anziana e, come sapete dalla challenge, lei ha finito. Basta, siamo fermi a 38 figli e quindi adesso cosa accadrà? Accadrà che la figlia Jenny, quindi l'ultima figlia femmina, porterà avanti la challenge e noi la continueremo, ragazzi. Ve la porterò ad aggiornamenti, ma la continuerò. E quindi che fine farà Giorgia? Giorgia, ragazzi, andrà dritta dritta nel Let's Play, perché io non la voglio eliminare, voglio farla ringiovanire e portarvela nel Let's Play, così potrà fare amicizia con gli altri sim e chissà cos'altro, e secondo me sarà una cosa bellissima, perché potremmo continuare a vedere Giorgia, non anziana ma giovane comunque, e sarà bellissimo. E intanto la challenge andrà avanti con Jenny, infatti in questa puntata adesso la vedremo nel dettaglio e poi la faremo trasferire in un nuovo scenario e lei andrà avanti con la challenge. Gli altri ragazzi, i fratelli, ovviamente se la caveranno da soli, la challenge non prevede che noi seguiamo loro. Ve li farò comunque vedere perché sono cresciuti tutti benissimo, però sono contentissima che Jenny sia cresciuta così, mi piace tantissimo. Andiamo subito a vederli nel dettaglio. Ed eccoci nel Crayon Sim, intanto vi faccio vedere che Giorgia è anziana, ragazzi! Oh, che bello! Cioè, oddio, fa sensazione, no? Perché comunque l'abbiamo sempre vista giovane, pimpante, insomma, vedere l'anziana fa un certo che. Ve la mostro anche appunto nel vestiario, abiti quotidiani, gli ho messo questi perché lei è rimasta sportiva, anche se, ve lo dico, poi non la vedremo più dopo questa puntata, la vedrete giovane nel Let's Play, proprio la farò ringiovanire col trucchetto, farò così. Eccola qua, la farò tornare giovane, per adesso è anziana, almeno in questa puntata ce la godiamo anziana. Abiti quotidiani, abiti formali, sportivi, guardate lei che sportiva, da notte, da festa e costumi da bagno, eccola qua. È comunque bellissima, ragazzi, è veramente sempre bella anche da anziana lei. E assomiglia tantissimo alla figlia matriarca, alla nuova matriarca, quindi all'ultima figlia femmina. Adesso ve la faccio vedere, siete curiosi? Jenny, ecco la nuova matriarca, eccola qui. Vediamola in abiti quotidiani, eccola qua. Ragazzi, meglio di così non poteva crescere, vediamola da vicino, assomiglia tantissimo alla mamma. Tantissimo, è proprio la perfezione. Io non so come abbia fatto a crescere così, vi assicuro che non l'ho toccata di una virgola. Le ho ovviamente cambiato capelli, abiti, perché era cresciuta con i capelli tutti strani, però è bellissima, è una meraviglia, guardate, è bellissima. Ecco a voi Jenny, la nuova matriarca, è adolescente ma
può già iniziare. È vero che non può far figli, ma non c'è problema. Intanto inizierò io, la farò crescere, insomma, aspetterò un po' e poi vi porterò gli aggiornamenti sulla sua vita, sui figli, insomma, faremo una bella cosa. È ferma a 38 figli la challenge, quindi lei partirà da 38 figli. Quindi il primo figlio che lei farà sarà il 39esimo. E speriamo sia più fortunata della mamma Giorgia, perché Giorgia ha veramente fatto fatica a fare dei gemelli. Abiti formali, eccola qua. Sportivi, da notte, eccolo qui. Da festa e costumi da bagno. Eccolo qui, bellissimo, bellissimo. Ovviamente finché è adolescente non può appunto rimanere incinta, come vi ho detto, però non importa, intanto iniziamo a renderla indipendente. Poi appena sarà giovane adulta inizierà a figliare come se non ci fossero domani, chiaramente. È già romantica, creativa, il suo prossimo tratto sarà, come da regole della challenge, amante della famiglia. Non potevo ancora metterlo, ma il prossimo tratto sarà questo, chiaramente, e spero che sarà molto molto fertile. Vi faccio dare un'occhiata anche al fratello gemello, Oliver. Bellissimo, guardatelo qui. Ciao Oliver! Ecco, sono cresciuti tutti benissimo, fantastici. Abiti formali, sportivi, da notte molto semplice, da festa e da bagno. E poi le due sorelle, che non essendo le ultime figlie femmine, ovviamente hanno perso, tra virgolette, la challenge, cioè non fanno parte della challenge. Queste sono in abiti quotidiani, comunque devo dire sempre carine anche loro. Quotidiani, formali. Dov'è? Aspettate, formali, eccola qua, guarda che bella. Sportivi, da notte, da festa e da bagno, bellissima. E poi c'era Michela, eccola qua. Voi l'avete viste bebè loro, però diciamo che nella clip ve le ho fatte un pochettino vedere passare di età. Eccole in abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa e da bagno. Anche lei, devo dire, è veramente carina, veramente bella, 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 però non lo so, Jenny mi ricorda molto molto la nostra Giorgia. Adesso che cosa voglio fare? Voglio prendere lei e farla, metterla anzi in una partita a parte, proprio a parte. Lei inizierà in modo indipendente, quindi la salvo soltanto lei e la metto in una partita a sé. Poi ringiovanisco la nostra Giorgia e la metto nel Let's Play. Io direi intanto di andare in gioco, di vedercele un po' così, di fargli fare un po' di compiti, insomma, di vederle un pochettino in gioco e poi a fine puntata le trasferiamo. Andiamo! E visto che ci siamo, ragazzi, voglio fare una cosa molto carina che volevo già fare prima ma non potevo, ma adesso possiamo, e cioè adottare il nostro cane randagio. Perché così quando Giorgia, poverina, le scappa la pipì, andrà a vivere da sola nel Let's Play, avrà almeno il suo cane. Ci tenevo tanto tanto tanto. Intanto vai al bagno, visto che ti scappa la pipì, questo è rotto. E usa forza. E intanto Jenny, dove sei? Eccola qua! come al solito ci sono le due culle che io tengo sempre lì pronte, ma ormai non serviranno più. Guardate che bella! E io direi fai i compiti, dai, fai i compiti. Magari ti metti con i tuoi fratelli, sorelle, tutti qui, così li vediamo. Ci sono le candeline, mi piacciono troppo. Sono natalizie, però mi piacciono troppo, quindi le ho tenute. Oh, loro hanno perso i compiti! Vabbè, non ce ne importa più niente in realtà, perché la challenge è finita, ragazzi. Cioè, non è finita la challenge, però questa parte di challenge è finita. Quindi loro, Oliver e le ragazze, come tutti gli altri figli di Giorgia, non li vedremo più. Hira?
davvero più. Ah, ma lei si è messa qui a fare i compiti. Accidenti! Però guardate le sorelle che arrivano a farle compagnia. Oh! Mi E puoi l'aiuta! Ah, Dio Bravissima! Burns! Ah sì, perché lei non è adolescente, è vero, è giovane adulto. Scusate, mi stavo confondendo. Bravissima! Guardate che brava Nasuan. sorella! Oh, E invece Oliver è Finish! adolescente perché è il Playground, gemello di huh? lei. Eccolo qua. E infatti si sta bevendo un bel caffè. Bravissimo. Allora, adesso chiamiamo. E lei aveva fame. Hai anche fame? Vabbè, mangia. Mangiati la torta Carrube Cocco, che è in assoluto la sua preferita, ragazzi. Guardatela qui. Buon appetito. Buon appetito. Guardate che strana. È stranissimo vedere l'anziana. Però è bellissima. Lei ha mantenuto proprio tutta la sua, come dire, bellezza. Eh sì. È proprio bella, bella, bella. Guardate, faccio un sacco di fotine. Ok, chiamiamo il cane subito, ovviamente. Compiti finiti. Excalibur sta dormendo. Ma come stai dormendo? Sei un cane, dai, su. Siamo seri. Facciamoci una foto, figliuola. Vieni qui, Angin. Carina. E intanto richiamiamo Excalibur, che prima aveva sonno, non poteva venire, ma adesso ormai, dai, è mattina, arriverà molto presto. Excalibur, vieni. Forza, cagnolone mio. Eccolo, ecco Excalibur, che arriva felice. Da quanto lo volevo adottare, non lo so. Excalibur, cosa fai? Vai direttamente a mangiare, vero? Sì, aveva fame, poverino, lasciamolo mangiare. Che io qui tengo la pappa per lui. Ragazzi, che sensazione, Giorgia anziana. Allora, altre scelte, vediamo se c'è già adotta, perché mi era comparso una volta adotta. No, intanto non c'è, quindi lo baciamo, lo lodiamo, lo spazzoliamo, poi vediamo se compare adotta, racconta una storia. Perché questo è il cane di Giorgia, ragazzi. Allora, Excalibur. Sei pronto ad essere adottato? Perché dobbiamo andare via, eh? E intanto, ragazzi, la nostra Jenny sta ballando. Già si allena a tenersi in forma. Balla, balla, perché dovrai fare tanti figli, Jenny, eh? Ma tanti, tanti. E ragazzi, sto aspettando da un po', ma non mi compare più adotta. E adesso noto che non risulta più nemmeno randagio, perché di solito compariva appunto che era randagio Excalibur. Non so perché, non so perché. Prima era sicuramente randagio, perché infatti mi compariva anche adotta, adesso non lo è più. E allora potremmo fare con un trucchetto magari. Modifica in casa. Aggiungi la famiglia, facciamo così, facciamo prima, perché non so perché non risulti più randagio, ma in teoria lo era. Intanto guardate loro che giocano. E lui ha fatto i suoi bisognini qui, cacca di animale grande. Accidenti. E poi salutiamo tutti quanti, salutiamo le figlie, il figlio e ovviamente salutiamo Jenny che è bella flirtante, ragazzi. Eccola qua, vieni qui, Jenny, super flirtante. Stava già abbracciando le sorelle. Che bello! Guardate qua le sorelle. Vieni qui, figlia mia, ti abbraccio. Oh, buona fortuna. Devi fargli un discorsetto, mi raccomando. Adesso lei gli deve dire: mi raccomando, fai tanti figli. Fai un discorso esortativo. Complimenti. Allora, mi raccomando, forza. Dovrai dare il meglio di te. Sì, sono pronta. Perfetto, non vedi quanto sono carina? Bravissima, bravissima davvero. E ovviamente voglio anche le altre figlie qui, quindi vai qui, forza, tutti qui. Voglio che Giorgia saluti tutti. Ti confesso un segreto, devi fare un club di fichificari, davvero wow. E ovviamente, ragazzi, abbracciamo anche le altre figlie. Ci vediamo presto, anche se non è vero, però insomma, ci vediamo. Oh, Excalibur, ciao. Michela, facciamo una foto insieme. Oh, ecco qua. Andiamo da tutti, tutti i figli.
Oliver, figlio mio, eccolo qua. Oh, abbiamo abbracciato tutti. Per prima la figlia matriarca, quindi ragazzi, siamo a posto. Io direi che possiamo già trasferire Jenny, che andrà a vivere da sola. Ormai è adolescente, gli adolescenti possono vivere da soli in The Sims, quindi non so, è grande ragazzi, ci può stare. E ovviamente trasferiamo anche Giorgia. Avanti, siamo pronti? Siamo pronti. Trasferiamo. Ed eccoci alla schermata principale. Iniziamo a trasferire Giorgia e Jenny. Faccio carica partita e partiamo da Giorgia. Giorgia la mettiamo dritta dritta nel Let's Play. Quindi cosa faccio? Faccio carica partita e scelgo un salvataggio del Let's Play, l'ultimo salvataggio. Ed ecco qui il mio ultimo salvataggio del Let's Play. Andiamo. E ragazzi, eccoci nel Let's Play. Ho trasferito Giorgia con Excalibur. Tra l'altro, guardate Giorgia, l'ho resa un po' come ai vecchi tempi e l'ho mandata a vivere a casa della gattara che ho sfrattato, ma penso che la aggiungerò da qualche parte nello scenario perché mi è dispiaciuto un po'. E questa casa è carinissima, mi sembrava adatta per Giorgia, per una nuova vita, appunto, di Giorgia. Guardate che bella! E come vedete l'ho resa veramente come ai vecchi tempi, come quando siamo partiti con la 100 Baby Challenge. Chissà se farà figli. Mi sa che per un pochettino non li farà, chissà, 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 però. Vediamo anche un attimo la casa e poi andiamo da Jenny. La casa è carinissima, secondo me. Ci sono già un po' di cose per animali, ma soprattutto per gatti, perché in realtà l'inquilina che c'era prima aveva dei gatti. Quindi riempi questo, forza. Infatti toglieremo la lettiera, le cose che non servono. È una casa carinissima, già arredata abbastanza bene. Mi piace un sacco, ragazzi. Che bella casetta. Veramente carina. E Giorgia starà benissimo. Oddio, c'è la lettiera sporca. Ci piace però, ci piace. Bella, bella, bella. Forza, mettiti a guardare la TV. Guarda un canale, notiziari. E abbiamo trasferito Giorgia. Ragazzi, potrà fare conoscenza con tutti i nostri personaggi del Let's Play. Quindi sono contentissima. Deve assolutamente fare nuove conoscenze. È vicina alla casa delle ragazze, ad esempio, quindi potremmo andare a trovare le ragazze, Laura, Chiara, Claudia, tutte loro. E insomma, useremo un po' anche Giorgia, poi vedrete meglio cosa farò con lei. E ditemi se siete contenti nei commenti. Adesso, secondo me, possiamo andare da Jenny. Excalibur, cosa c'è? Cosa c'è? Che problema c'è? Niente, vuole parlare. Fa una ramanzina sugli abbai. Abbaia meno. Ehi, Tim Fever fai il passed. bravo. Guardate che bravo. Ma io voglio abbaiare. E per me questo è un inizio bellissimo. Adesso andiamo subito da Jenny. E con Jenny, ragazzi, partiamo con una nuova partita, proprio un nuovo scenario, una nuova partita. Partiamo completamente da zero. Jenny, matriarca, andiamo. E direi di trasferirla nel caro e vecchio Willow Creek. Come sapete, per le regole della challenge non possiamo usare i trucchi, non possiamo appunto aggiungere soldi. Insomma, deve partire con 20.000 simoleon e deve farsela da sola, quindi penso che anche lei dipingerà come la mamma, insomma, dovrà darsi da fare. Magari si darà molto molto alla scrittura, la nostra Jenny, e partirà dalla quota, come vi ho già detto, di 38 figli. Quindi il prossimo figlio che lei farà, quindi il primo figlio che lei farà, sarà il 39esimo. Anzi, speriamo ne faccia due o tre di figli ammobiliato. Partiamo. Eccoci qui. Siamo arrivati. Dovrà partire, poverella, anche lei come la mamma. Tra l'altro è anche adolescente, quindi avrà la vita più ardua all'inizio. Non potrà fare subito figli.
Magari finché adolescente la gestisco un po' io, le faccio fare i compiti, cerco di, insomma, farle sviluppare anche un po' di qualità caratteriali, perché giustamente non le ha sviluppate moltissimo per adesso, ma riuscirò ad alzarle comunque la responsabilità e l'educazione, sono sicura, le farò apparecchiare la tavola e tante altre cose. Quindi ragazzi, intanto guardati la TV, guarda un film, cercherò di abbellire un pochino la casa comunque. Perché sì, è bruttina, però per adesso non abbiamo soldi, abbiamo solo 3.000 simoleon, quindi ci accontentiamo. Ragazzi, io direi che con questa puntata ci potremmo anche fermare qua. Ditemi se siete contenti, se vi piace Jenny, se vi piace l'idea di Giorgia nel Let's Play. Per me era una soluzione carina e simpatica. Quindi fatemi sapere la vostra nei commenti, mettete tanti tanti like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!